Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lorenzo 70, che mi chiede di parlare del film di Otto Preminger del 1960, Exodus, uno dei colossal più imponenti e importanti di Otto Preminger, con una messa in scena paurosa, scene di massa incredibili, un film che racconta un esodo, appunto, in questo modo raccontato con questa pulizia, con questa forza, data anche la regia della sceneggiatura meravigliosa di Trumbo, fondatore del Partito Comunista Americano, che appunto scrisse Johnny prese il fucile, grandissimo, grandissimo autore, del quale vi consiglio appunto Trumbo, il film, che parla della sua biografia, perché è un autore assurdo, la sua sceneggiatura è grandiosa, così come è grandioso il film, insomma, del nostro. Siamo nel 1947. La storia è quella di questa Kitty, una vedova, una giovane vedova americana, che arriva a Cipro quando l'isola è ormai tenuta sotto scacco dagli inglesi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a fare l'infermiera un campo di ebrei, e incontra una bambina che si affeziona enormemente appunto alla nostra. Intanto un attivista interpretato alla stragrande da Paul Newman si mette intenta di caricare 611 ebrei sulla nave Exodus e portarli direttamente in Palestina per creare appunto lo Stato di Israele e costringere l'ONU a ritenerli appunto uno Stato vero e proprio. E di qui tutto il film, un film incredibile che ci crea appunto la nascita dello Stato di Israele, ma lo fa attraverso una sceneggiatura per niente banale e assolutamente mai retorica, nel senso che comunque il film è un inneggiare in realtà alla volontà anche dello stesso regista, della sceneggiatura e degli stessi protagonisti, dell'unione appunto degli arabi e degli ebrei per vivere una vita di pace e amore. Il 1960 era ancora, diciamo, in questo senso credibile, perché Israele non aveva ancora fatto i passi, diciamo, che poteva evitare da gigante, risposti dalla Palestina con atti di terrorismo, quando non ci sia un esercito. D'altronde è un casino, una situazione israelo-palestinese. Ma questo film è un film mostruoso. Paul Newman, Ralph Richardson, L.G. Cobb, Sam Mineo, Peter Lawford, Evie Maria Saint, uno più bravo dell'altro, veramente una cosa incredibile, un colossal clamoroso che viene fuori dal romanzo di Leon Uris. È un film veramente notevole, perché parla di un contesto storico, appunto come quello della nascita di Israele, attraverso però una lettura sociopolitica veramente importante, perché attraverso appunto questa grandeur però non si perde la forza della psicologia dei vari personaggi, quelli più importanti del film. Poi una serie di episodi, alcuni slegati anche uno dall'altro, che si susseguono di fronte alla macchina appresa, con un costruirsi di epica, di grandiosità, appunto di colossa, che raramente si vede ormai sul grande schermo. Qui Otto Preminger gira con una mano indescrivibile, una fotografia, un montaggio da paura. Grandiosi i titoli di testa di Saul Bass, e bellissima The Land Is Mine, appunto cantata da Pat Boone, appunto per questo film. E quindi che dire di più? Sicuramente non probabilmente un capolavoro di Otto Preminger, ma uno dei film suoi più famosi. È un film talmente potente visivamente e storicamente che lascia ancora a bocca aperta. E un'altra volta una cosa che parte per essere una cosa buona, col genere umano che ha voglia di potere, forza e di espandersi a ogni costo e distruggere tutto quello che può consumare, è diventata una merda. Peccato, perché questo Exodus, comunque, di Otto Preminger del 1960, è un grandissimo film, uno di quei classici colossal americani del periodo, che però ha tantissimo cuore, soprattutto grazie alla meravigliosa sceneggiatura di un Trumbo che, come al solito, con la sua penna trasforma tutto in oro.